un grappolo d'uva. Viveva tranquillo e felice accanto alla sua mamma, la vite. Un giorno però ne fu brutalmente separato per essere portato assieme a molti altri suoi simili in un luogo freddo e buio chiamato cantina. Qui venne sottoposto a inenarrabili torture, venne schiacciato, pestato, ridotto in poltiglia e poi messo in un contenitore dove rimase bollendo dalla rabbia e dall'indignazione per alcuni giorni. Ma fu proprio in quei momenti che si rese conto di star cambiando, di divenire un nuovo essere detentore di grandi poteri, come quello di bandire gli affanni, di facilitare i contatti tra gli esseri umani, insomma di essere portatore di gioia. Passano i mesi e forse gli anni, ed il nostro eroe, ormai completamente trasformato, lascia la buia cantina e, all'interno della bottiglia, è pronto a dare gioia a chiunque la voglia cogliere. E noi stavamo aspettando proprio questo. Si prende delicatamente la bottiglia e poi, con il coltellino apposito, si toglie la parte superiore della capsula. Io di solito taglio in questo punto e non nel punto superiore, perché non è bene che il vino tocchi, anche incidentalmente, una parte che può essere sporca. Si pulisce ancora il bordo, poi si inserisce il cavatappi, stando attenti a non sfondare il sughero per non far cadere parti di questo nel vino e, con una leggera pressione, si toglie il tappo. A questo punto servirebbe un bicchiere per assaggiare il vino. Prima però voglio parlarvi della decantazione, cioè di quel travaso del vino dalla bottiglia ad un recipiente chiamato appunto decanter, dove il vino stesso sia maggiormente a contatto con l'ossigeno. Molti sostengono che, specie per vini vecchi o molto vecchi, la decantazione prima del servizio è fondamentale. Io però sono convinto del contrario e anzi, credo che in alcuni casi possa essere anche dannosa. Torniamo infatti al nostro eroe, l'ex grappolo ora vino, che oramai da molti anni riposa in mancanza di ossigeno nella sua bella bottiglia. È oramai vecchio e da tempo non è abituato a fare sforzi o a subire stress. Tutto ad un tratto si ritrova in un ambiente con tanta luce e tanta aria, il decanter appunto. Lo stress e lo sforzo saranno sicuramente superiori alle sue forze. Fuori di metafora, troppo ossigeno può nuocere ad un vino vecchio e portarlo rapidamente all'ossidazione. Per questo io vi propongo una regola opposta. Se proprio volete, decantate vini giovani di grande struttura, ma lasciate in pace quelli vecchi. Sarà sufficiente il tempo di sosta nel bicchiere per permettervi di goderlo al meglio. E a proposito di godere, qual è la temperatura più adatta per servire il vino? Il primo che dice temperatura ambiente lo punisco. Temperatura ambiente vorrebbe dire che se sono in Sicilia ad agosto, un rosso lo servo a 40 gradi, e se sono a Natale in Groenlandia, lo stesso rosso lo servo a meno 25. Prendete nota e non torniamoci più sopra. I bianchi giovani conviene servirli a 8-10 gradi. I bianchi più importanti possiamo arrivare fino a 12-14 gradi. I rossi giovani è bene servirli intorno a 15-16 gradi e per i rossi importanti andiamo tranquillamente a 18-20 gradi. E già che ci siamo, voglio ricordarvi che i vini vanno conservati in ambiente fresco e sottoposto il meno possibile a sbalzi di temperatura. Beh, ora vi ho detto tutto. A questo punto posso bere in pace. In molte zone d'Italia, quando si parla di vino, si parla di rosso. Ma su degli insaccati più o meno salati, speziati o piccanti, o su una fetta di buon prosciutto, dolce o salato, occorrono dei vini bianchi, sia freschi e profumati come i vini trentini o altoatesini, che corposi e caldi come i bianchi del sud. Se proprio non riuscite a fare a meno del rosso, fermatevi a un rosato, magari pugliese. Oppure, se gli insaccati sono molto grassi, permettetevi un buon lambrusco, che poi potrà tornare comodo se nel proseguo del pranzo servirete zampone e cotechino. Ultimo consiglio. Sul classico crostino toscano a base di fegatini di pollo, abbinateci un bicchiere di vinsanto e poi ci ringrazierete.